Sì, siamo soddisfatti, abbiamo cercato di prendere dei giocatori che avessero i requisiti sia tecnici ed anche dentro un discorso economico per noi. Crediamo in questi ragazzi, siamo consapevoli che è ancora da definire un qualcosa, però partiamo abbastanza completi, questo è importante. Poi sarà sempre il campo il vero testimone di tutto quello che si va a fare e si è fatto anche in campagna acquisti. Certo che siamo contenti che questi ragazzi che sono venuti, abbiamo cercato giocatori motivati, con pieni di voglia e voglia di far bene come abbiamo avuto noi in questi 2 anni. Quindi cerchiamo tutti assieme di fare la forza e di buttare da tutte le energie dentro questo campionato difficile e impegnativo. Ecco, ma era più difficile, diciamo, anche lo scorso anno non era partire di salviamoci tranquillamente, certo. Questo è l'obiettivo, ma forse quest'anno è ancora più complicato salvarsi in Serie A. Sì, penso di sì, perché è una categoria veramente difficile dove non perdona, qui ci sono i campioni, quelli veri. In Serie B è una categoria molto difficile, un campionato lunghissimo, e l'abbiamo visto la testimonianza di tutto questo, però questo tecnicamente è un'altra categoria, è la Serie A con la maiuscola. Ecco, quale può essere l'arma in più di questo Novara? Ancora il gruppo, la coesione? È la base, sicuramente la base di tutto questo, e poi serve convinzione, serve fiducia in quello che si va a fare, mai smarrirsi anche quando arriveranno momenti difficili, stare sempre compatti. La Serie A, come ho detto un momento fa, non perdona. Serie A ci devi sempre essere, non puoi mai avere cali di tensione. È quello che abbiamo fatto in B, sull'onda di un entusiasmo che non ci deve mai venire a mancare. Ha avuto l'accortezza durante questa presentazione di ricordare quelli che sono stati ceduti, un bellissimo momento di tutta la conferenza, un piccolo tuffo nel passato, come se lo ricorda quella squadra dell'anno scorso, della passata stagione? No, è un mese, 32-33 giorni da quella bellissima serata, no, era giusto ricordare quei ragazzi che sono andati via, che non fanno più parte del Novara, ma che hanno dato contributo importante tutti al Novara, da quelli più famosi, dai Bertani ai Gonzales, ma anche a giocatori che hanno fatto qualche anno in più qui, come Mavilo Geller, un giocatore importantissimo, o il giovane Scavone che è andato via. Quindi sono tanti, adesso non so se dimentico sicuramente qualcuno, o qualcuno magari anche di questo gruppo che qui stasera ci lascerà. Questo è il calcio, lo sappiamo, però un grande ringraziamento a loro, perché sono stati tra i protagonisti veri di questo del campionato scorso. E Attilio Tesser come si sente in questa vigilia per questa grandissima sfida che è la Serie A? Ma è felice, è tranquillo, sereno, ma consapevole anche delle difficoltà che andremo incontro. Non ci rimane altro che lavorare, cercare di lavorare sempre con quell'entusiasmo che ci ha contraddistinto in questi 2 anni.